Carissimi amici di Gesù, fratelli e sorelle, buongiorno. La terra delle Marche non finisce mai di stupirci. Oggi ci troviamo tra le montagne dei Monti Sibillini e qui, incastonata come una perla preziosa tra queste rocce, si trova il santuario della Madonna dell'Ambro, un santuario dedicato alla Madonna. Siamo qui nel giorno del 25 marzo, giorno dell'Annunciazione della Beata Vergine Maria. Il santuario della Madonna dell'Ambro è un santuario che oggi è custodito come un gioiello prezioso dalla comunità dei frati minori cappuccini e si trova qui, sorge sulle sponde di un fiume che si chiamava Amaro e che poi è stato cambiato con il nome di Ambro. Qui intorno all'anno 1000 una fanciulla sordomuta di 15 anni di nome Santina, dove si recava a portare, a pascolare il suo gregge ogni giorno, vede la Madonna, gli appare Maria Santissima tutta risplendente di luce, rivestita di stelle. Questa bimba ogni giorno, passando qui per portare ad abbeverare il suo gregge, si fermava vicino ad un leccio dove c'era un'immagine della Madonna e portava i fiori che lungo la strada raccoglieva. E un giorno la Madonna ha voluto premiarla, ha voluto ringraziarla per il dono che lei ogni giorno gli faceva di questi fiori con il dono della sua presenza. Stella splendente, raggio di luce, Vergine bella, prega per noi, piena di grazia, dono d'amore, noi figli tuoi veniamo a te, tu rifugio dell'anima sei, dolce sollievo, letizia del cuore Maria. La Madonna aspettava Santina, questa ragazza sordomuta qui, come primo dono dalla Madonna ricevette la possibilità di poter tornare a parlare e andò dai sacerdoti del comune di Montefortino, dove si trova oggi situato il santuario, e lì chiese ai sacerdoti di poter qui costruire, secondo le parole della Madonna, un santuario in suo onore. E in pochi anni questo luogo divenne un luogo dove tanti fedeli, tanti pellegrini hanno iniziato a venire per poter pregare, per poter chiedere l'intercessione di Maria Santissima dell'Ambro. Siamo all'interno del santuario della Madonna dell'Ambro, oggi giorno dell'Annunciazione della Beata Vergine Maria. La liturgia di oggi ci regala la bellissima pagina del Vangelo di Luca, tratta dal capitolo primo, dove ci viene raccontata la storia bellissima di questo incontro
tra il Creatore e la sua creatura più bella, la Vergine Maria. In questo incontro a Maria Santissima vengono regalate delle parole, parole che sono la parola di Dio, che, come dice ancora la Scrittura, è spirito e vita, e proprio in Maria il Verbo, la parola di Dio, si fa carne, prende vita, e Maria genera nel suo grembo il Figlio di Dio, Gesù, il Salvatore. Maria riceve dall'angelo delle parole importanti, fratelli e sorelle, che noi oggi vogliamo riprendere come parole che possono essere importanti e utili a noi per la nostra vita, per il nostro cammino spirituale. La prima parola bella che l'angelo rivolge a Maria è questa: rallegrati, Maria, gioisci, figlia di Sion, perché il Signore è con te, perché il Signore ti riempie della sua grazia. Maria non si sente sola, Maria si sente ricca di questa presenza, di questo amore, di questo sguardo che dal cielo la raggiunge nel suo piccolo paese, nella sua piccola casa a Nazareth, e la fa grande. Il regalo della presenza di Dio, fratelli e sorelle, è il regalo che tutti noi riceviamo. Anche noi siamo guardati, siamo amati, siamo benedetti. Anche noi veniamo portati dentro una storia d'amore. Dio ci mette come Maria, come un padre sulla strada per poterlo incontrare, per poterlo raggiungere, e ci strappa dalla nostra solitudine, e sapersi accompagnati, presi per mano da un padre, sapere che Dio ha una storia di salvezza per ciascuno di noi, diventa il motivo grande della nostra gioia. Rallegrati, tu che sei figlio di Dio, rallegrati tu che ora godi e puoi gioire della maternità e della presenza di Maria. Maria è tua madre che ti prende, ti accompagna e ripete a te e al tuo cuore questa parola bellissima che ha ricevuto dall'angelo: rallegrati figlio mio, rallegrati figlia mia, perché il Padre ti guarda, ti benedice, perché io ti prendo e ti accompagno come una madre che accompagna il suo figlio. Qui ci troviamo dietro l'altare del santuario, dove è custodita e venerata l'immagine della Madonna dell'Ambro, e questo altare è stato costruito sulla roccia dove, secondo la tradizione, nell'anno 1000 la Vergine Maria apparve alla piccola Santina. Qui, fratelli e sorelle, Santina, ma non solo lei, negli anni, nei secoli, tutte le persone che sono venute qui hanno ottenuto grazie, guarigioni, hanno ottenuto risposta alle loro preghiere, alla loro fede. E qui che tante cose impossibili sono diventate possibili. E la parola dell'angelo rivolta a Maria: nulla è impossibile a Dio. Noi crediamo, fratelli e sorelle, che veramente nulla è impossibile a Dio. E perciò è in questa fede e su questa roccia che vogliamo radicare oggi, e da lì vogliamo che continui a stare a radicarsi la nostra preghiera, una preghiera fiduciosa, una preghiera che sempre vogliamo fare, in cui presentare, dire, raccontare a Dio i nostri bisogni, le nostre necessità, le nostre esigenze. Nulla è impossibile a Dio. E questa parola che Maria ha custodito in tutti questi secoli nel suo cuore per noi, oggi Maria ancora lo dice a noi, lo ripete a noi: nulla è impossibile a Dio. Nulla è impossibile, fratelli e sorelle, a noi che ci affidiamo alle preghiere, all'intercessione di questa madre che tutto può, che tutto ottiene, che tutto chiede per quelli che si affidano e confidano nel suo amore di madre. Eccola, la Madonna dell'Ambro. Qui è la sua immagine, un'immagine che ci mostra Maria che sorride e tiene sopra le sue ginocchia il suo bambino Gesù, che anche lui è pieno e ricco di gioia. Qui Maria ci si presenta come colei che ci porta, che ci dona la gioia, perché ci porta e ci dona Gesù. E così ci mostra che in Gesù, nell'accogliere Lui,
nel ricevere il suo amore possiamo trovare gioia per la nostra vita. Maria risponde alle parole dell'angelo. Maria accoglie, riceve come un dono prezioso tutto ciò che Dio gli dona, tutto ciò che Dio gli porta. E dice all'angelo: eccomi, sono la serva del Signore, e faccia di me quello che Lui vuole. E cosa ha fatto Dio di Maria? L'ha resa madre di Gesù, l'ha resa la donna bella, la donna piena di Spirito Santo, ricca di ogni grazia, ricca di ogni virtù, ricca di ogni bene. L'ha innalzata da un'umile creatura a diventare la madre di Dio. L'ha innalzata nel cielo ed è regina oggi degli angeli e dei santi. Maria ci mostra e ci dice che anche noi, se diamo il nostro sì, se anche noi ci mettiamo a disposizione di questo progetto di salvezza di Dio, possiamo solo così diventare grandi, solo così possiamo diventare ed essere arricchiti di quelle grazie, di quell'amore che lei ci mostra. Ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi mi chiameranno beata, la mia anima magnifica il Signore, il mio spirito esulta il mio Salvatore, che ha compiuto in me grandi cose. Con il suo potere ha disperso il superbo, ha saziato l'affamato, innalzato l'umile, ha soccorso Israele col suo immenso amore. Mio fedele e altissimo, la mia anima magnifica il Signore, il mio spirito esulta al santuario della Madonna dell'Ambro. Nel giorno dell'Annunciazione vi lasciamo con il nostro saluto. Qui abbiamo pregato per voi ai piedi della Madonna che sorride, che ridona speranza, che ci porta la gioia, che ci dona la sua pace. Vogliamo ricordare anche noi le parole dell'angelo a Maria: non avere paura, rallegrati, lo Spirito Santo scenderà su di te, nulla è impossibile a Dio. A tutto questo anche noi, fratelli e sorelle, come Maria, diciamo sì, perché tutte queste cose possono accadere nella nostra vita, perché Gesù possa venire a nascere nei nostri cuori come è nato nel grembo di Maria, nel giorno della sua incarnazione. La benedizione
di Dio, per intercessione di Maria, scenda copiosa su di voi, sulle vostre case, sulle vostre famiglie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A tutti auguriamo una buona giornata.